Poi lì fortunatamente dopo un po' di giorni i dati sono scesi, allora non c'è studi che hanno un indice di contagiosità pari alla nostra, qualcuno anche superiore alla nostra. Oggi mi ha chiamato di parlare anche con te, perché chiaramente sono il principale organizzatore del fatto. Ci sentiamo anche con la dottoressa insieme, qualsiasi necessità, quindi attenzione generale, una attenzione su quello che è il PTA che abbiamo. Io l'ho fatto presente al direttore generale, quindi chiedo anche alla regione di intervenire in questo senso per fare in modo che un presidio che c'è è ben attrezzato nei vicini del territorio. Quindi è un impegno che ti chiedo se è possibile prenderlo, lui possa fare veramente di più. Inoltre, sono tranquillo, trovarsi a essere bombardato in due giorni da tutte le TV fino a oggi, la 7 che domani viene. Parlare nel contesto generale va anche bene a livello di pubblicità per il comune, ma arrivare a dire se la prende con me che sono il primo cittadino. Quindi dobbiamo anche sfatare questo e fare in modo che appena finisco. Oggi nessuno, e domani vediamo, adesso domani iniziamo con la collegamento, ma anche il sindaco ce l'ha con la direzione aziendale. Tamponi rapidi per fare uno screening massivo. Siamo andati avanti secondo ordine di priorità con le province che in quel momento erano più colpite. Un motivo di attenzione. Ho visto che la situazione della Guardia Greta è diventata un caso. Se ne sono accorti al Washington Post e non ce ne siamo accorti a Roma, e quindi cominciano anche chiarezza di rasserenare gli animi, perché la situazione è sempre stata controllata. Io ricordo quando mi ha chiamato, appunto, non appena è notato un incremento al gas. Presidente Marsiglio, parte lo screening qui a Guardia Grele, un territorio che è sotto controllo da parte della regione, della ASL, proprio per questi focolai legati al coronavirus. Sì, a Guardia Grele tra la fine di dicembre e i primi di gennaio c'è stata un'improvvisa fiammata che abbiamo saputo contenere, perché da quel momento non c'è stata più una... La crescita si è arrestata, insomma, quindi possiamo dire che il focolaio si è circoscritto, e avendo avuto sospetto della virulenza e della velocità abbiamo cercato, fatto sequenziare il genoma e individuato questa variante inglese, che è stata poi confermata dall'Istituto Superiore di Sanità, il che certifica appunto un'attività di controllo e di attenzione molto elevato da parte della ASL e tutta la struttura sanitaria del territorio nel gestire questo fenomeno. E lo screening di massa arriva a complemento di questa attività. Già abbiamo fatto tantissimi tamponi molecolari, perché a Guardia Grele i tamponi effettuati ad oggi sono 44 ogni 100 abitanti, quindi vuol dire che almeno un terzo della popolazione ha avuto già il tampone molecolare. C'è stato un incremento importante nelle ultime settimane, ovviamente attraverso anche la partecipazione dei cittadini ai drive-in. Però adesso con i tamponi rapidi cerchiamo anche di fare un setaccio veloce a tutto il resto della popolazione, che invito a partecipare. Si è iniziato con la popolazione scolastica, ma l'invito appunto è a partecipare e a fare in modo di individuare precocemente eventuali altri positivi che circolino sul territorio, in modo da poterli isolare preventivamente prima che nuociano ad altri.